viabilità nuova, migliore, più sicura è possibile? Magari con l'aiuto delle nuove tecnologie? Su queste domande si è sviluppato il convegno promosso da ACI Milano Incidenti stradali, utilizziamo meglio i numeri, tenutesi in Corso Venezia lo scorso 13 febbraio. Il presidente della Commissione Mobilità ACM ci illustra quale sia la filosofia alla base dei lavori. La filosofia di questo incontro è il fatto di affrontare i cambiamenti che stiamo vivendo sia dei contesti sia dei comportamenti delle persone e soprattutto anche di queste tecnologie che possono in qualche modo aiutare laddove vengano ben utilizzate. Quindi è una visione al presente, ma soprattutto è una visione proiettata a quali possono essere le strategie future per garantire la sicurezza e al tempo stesso per garantire il mantenimento di un senso di responsabilità da parte di chi va sulle strade, che ci vada in automobile, in bicicletta, in motorino, in qualunque modo, ma è necessario che ci sia maggiore consapevolezza di quali sono i rischi, di quali sono anche le opportunità e gli aiuti che ci vengono dati dalle tecnologie, ma con la centralità di una preoccupazione di responsabilità individuale. Insomma, raccogliere dati per comprendere meglio e prendere le giuste decisioni, talvolta anche di carattere strutturale. Oltre alle pratiche tradizionali, bisogna anche sfruttare di più le tecnologie. E quindi, ad esempio, le scatole nere, se fossero obbligatorie per tutti, avremmo una quantità di dati automatici e una situazione istantanea della geolocalizzazione di ogni veicolo molto più utile di quello che abbiamo oggi, in cui dotati di scatola nera sono un quinto degli automobilisti. Poi, altra cosa, l'elaborazione dei dati. Anche qui, con strumenti tecnologici, si va a individuare in ogni zona dove succedono gli incidenti, combinando tutte le cause, si fanno analisi matematiche su tutte queste cause molteplici e si individuano tutti gli interventi da fare, non è uno. Normalmente la gente pensa di risolvere un problema con una soluzione. Una soluzione non basta mai, perché ogni problema ha tante cause e quindi richiede che ad ogni causa ci sia la soluzione. Insomma, è tutta una serie di interventi in cui però gli strumenti sono essenziali. Cioè non è solo l'opinione, non deve contare l'opinione, devono contare i dati e il modo in cui si utilizzano i dati. Una città che consenta una circolazione fluida sulle grandi arterie, ma che tuteli i soggetti deboli, pedoni e ciclisti su tutti, nelle zone residenziali, obbligando fisicamente le vetture ad una circolazione più lenta. Gli interventi possibili sono tanti e tanti sono necessari. Questo ci mette nella direzione di riqualificare l'ambiente urbano attraverso cose all'apparenza complicate ma in realtà semplici, che sono la moderazione della velocità con le zone 30, l'estensione delle aree pedonali, l'estensione delle zone residenziali. Questo attraverso come? Attraverso una corretta individuazione di quella che è la viabilità primaria sulla quale gli automobilisti giustamente sviluppano delle relazioni interquartiere con velocità da 50 km all'ora ed altre aree all'interno di queste dove invece la velocità deve essere radicalmente più bassa. Allora pensare ad una generalizzazione di un abbassamento della velocità massima in ambiente urbano dai 50 km all'ora ai 30 o ai 20 km all'ora in determinate parti della città deve essere assolutamente introdotto e generalizzato e quindi non lasciato soltanto per alcune parti specifiche della città. Alcune delle cose di cui abbiamo parlato sono importanti perché incominciano a fare conoscenza e opinione. Soprattutto questo è un convegno barra corso in cui sono presenti molti giornalisti e quindi questo, fatto con l'ordine dei giornalisti eccetera, questo è sicuramente un elemento importante che
soprattutto da parte della stampa ci sia una conoscenza fondata su questi elementi di cui si parla. Ecco, questa quindi è la nostra filosofia, una filosofia di comunicazione, di formazione e di informazione anche, per migliorare le condizioni di sicurezza di cui sentiamo necessità. Ci sentiamo necessità, siamo anche obbligati nei confronti dell'Europa che ci pone degli obiettivi da raggiungere, ma soprattutto siamo obbligati alla nostra coscienza di mantenere quei trend in decrescita che se non facciamo niente ci vuole pochissimo a riprendere la salita e degli incidentati e dei morti e dei feriti eccetera, cosa che penso nessuno di noi vuole. Rimane sempre e comunque valida la raccomandazione conclusiva del presidente di AC Milano, nonché ex di Formula 1, Ivan Capelli. Che alla fine, dietro tutti questi discorsi, tecnologia che ci aiuta, che non ci aiuta, infrastrutture, mezzi, pedoni, non pedoni, biciclette, c'è l'uomo. È l'uomo che deve preoccuparsi di essere sicuro. Grazie.